queste imprese che sono collegate qui oggi con noi sono imprese circolari che guardano al futuro, ai nuovi modelli di sostenibilità. Come può la sostenibilità, anche sociale, generare un impatto positivo sulla società e contribuire al benessere per il cittadino? E soprattutto, come possiamo misurare questo impatto? Innanzitutto grazie per avermi coinvolto anche in questo altro evento, di questa bellissima iniziativa che condurrà alla definizione del manifesto, che mi interesserà molto vedere. Lei ha citato delle parole chiave e fra queste mi vorrei soffermare su alcune e attraverso questo cerco di rispondere. Il termine sostenibilità è molto, possiamo dire, di moda, e a volte anche abusato, ma ha un suo significato. Quando lo usiamo lo attribuiamo sempre a qualche settore, no? La sostenibilità finanziaria, economica, ambientale, e se ci soffermiamo a riflettere su come lo usiamo ci rendiamo conto che ogni volta che attiviamo delle iniziative su uno di questi settori in termini di sostenibilità, di fatto impattiamo anche sugli altri settori non coinvolti. Cosa vuol dire? Noi viviamo in una realtà complessa e quando si parla di complessità e di sostenibilità all'interno di una complessità, vuol dire dover capire in che termini un intervento impatta non solo sul settore nel quale interveniamo, ma anche sugli altri, e capire quindi quali sono i limiti e quali sono anche gli obiettivi del nostro intervento, i veri obiettivi dell'intervento. E io riprendo l'ultimo termine che lei ha utilizzato, benessere, cioè alla fine l'impatto che davvero qualsiasi intervento in qualsiasi settore deve avere in termini di sostenibilità è sul benessere della nostra comunità, della nostra società, dei cittadini, e che poi vuol dire benessere ambientale, benessere economico, eccetera. Allora, se questo termine benessere diventa veramente il concetto rispetto al quale soffermiamo le nostre azioni e sul quale misuriamo l'impatto, ecco che riusciamo ad intervenire in maniera armonica. Si può misurare questo impatto sul benessere? Si può e si deve. L'Italia ha uno strumento forte, uno strumento importante, perché come sapete l'impatto si misura in termini di indicatori, quindi molto della statistica è coinvolta in questa operazione. Bene, questo strumento importante che l'Italia ha, costruito dall'Istat, è noto con una sigla BES, che sta per benessere equo e sostenibile. Questo strumento è fatto da più di 130 indicatori suddivisi in 12 settori della nostra vita. Ecco, nel momento in cui io lo faccio dal mio punto di vista, ma forse un esercizio dovremmo imparare a fare tutti, nel momento in cui attiviamo un'azione, un'iniziativa, un'impresa che è attiva su un territorio, dobbiamo renderci conto qual è l'impatto dell'attività su quel territorio, ma l'impatto a livello trasversale, a livello sistemico. Ecco, il BES, questo strumento dell'Istat, ci aiuta proprio anche come a livello di bussola a capire quali sono quelle misurazioni che dobbiamo attivare per capire l'impatto in termini di sostenibilità. Grazie, grazie mille. Sono sempre, mi piace molto moderare queste sessioni perché all'improvviso mi ritrovo agli anni di studio, per cui devo dire che vi confesso che ho preso la penna e ho cominciato a prendere appunti, perché è molto interessante questa chiave di lettura che non avevo, su cui non mi ero mai soffermata. Professoressa, diciamo, ci sono oggi tutte queste imprese che sono pronte per iniziare a lavorare e lavoreremo appunto nel corso delle settimane sul tema della sostenibilità, della circolarità. Su questo punto, secondo lei, su cosa dovrebbero lavorare queste PMI, queste imprese artigiane, per la creazione di questo manifesto? Che consiglio si sente di dare? Che indicazioni gli diamo? Vorrei rispondere partendo da un'esperienza che ho avuto. Io ho lavorato per 3 anni a fianco del presidente Conte a Palazzo Chigi e in quel contesto ho anche presieduto una cabina di regia che si chiamava Benessere Italia, per l'appunto, e in quel contesto io ho incontrato centinaia e centinaia di imprese
anche piccole e medie, e con loro abbiamo ragionato molto su questi temi e soprattutto loro mi hanno offerto molti spunti di riflessione. E faccio un semplice esempio: un'azienda che operava nel settore della circolarità dei pneumatici. Noi sappiamo che i pneumatici dismessi devono essere riciclati in qualche modo, altrimenti impattano davvero in maniera negativa l'ambiente. E loro operano in Italia, sono italiani e sono bravissimi a fare questo. Mi hanno raccontato poi il ciclo del recupero dei pneumatici e rispetto a che cosa operavano. Bene, mi hanno detto questa cosa molto importante. Noi sappiamo fare circolarità, noi prendiamo questi materiali e sappiamo ricrearne altri nuovi. Però per noi è importante sapere che facciamo questo all'interno di un contesto nel quale non solo anche altri fanno la stessa cosa su altri materiali, con altre procedure, ma che tutti insieme lo facciamo per un motivo, che non è solo la circolarità, ma il motivo è rendere le nostre comunità non solo sostenibili, ma ritorno un po' a quanto ho detto nel primo intervento, ma operiamo tutti insieme rispetto a un'unica visione che è quella che lo facciamo per il benessere delle nostre comunità. Ecco, il suggerimento generico che potrei dare è esattamente questo, cioè misurarci in una tecnica che è quella tecnica produttiva, che è quella dell'economia circolare, è molto importante, è fondamentale, ma non è solo tecnico. Dobbiamo vedere questa nostra azione, questa nostra capacità all'interno di una visione di paese. Lo facciamo perché alla fine dobbiamo stare tutti bene.